Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video, ma soprattutto benvenuti in questo fantastico paesaggio. Siamo al Lago di Garda, uno dei posti più belli d'Italia. Vi faccio vedere giusto un po' del paesaggio. Siamo a Salò, in provincia di Brescia. Giusto per darvi un'idea di dove ci troviamo, e con questo fantastico paesaggio io vi volevo parlare di un mondo altrettanto meraviglioso, il mondo delle criptovalute, che sta dando veramente tante opportunità a tante persone. Quindi in questo video cosa vogliamo trattare? Vogliamo dimostrare semplicemente quali sono i benefici di avere una criptovaluta, perché comprare una criptovaluta, ce lo chiediamo, e facciamo un confronto con l'anno scorso. Quindi andiamo a vedere cos'è cambiato da giugno 2016 a giugno 2017. Lasciatemi giusto il tempo di sedermi e iniziamo. Ora che ci siamo messi comodi, andiamo a vedere assieme quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una criptovaluta, quindi capire perché ci conviene utilizzare una criptovaluta rispetto a una moneta fiat per trasferire valore in senso pratico. Andrò ad elencare alcuni punti di forza della criptovaluta, non in ordine di importanza. Le criptovalute sono decentralizzate, significa che non c'è nessun ente centrale che lo governa, nessuna banca e nessuno stato che le emetta. Vengono emesse e regolamentate dalla collettività in rete. Usano una tecnologia peer-to-peer, punto a punto, e le transazioni risultano in questo modo essere immediate. Possiamo fare transazioni dall'America al Giappone in pochi minuti, quindi le transazioni immediate sono un altro dei benefici. Un sistema completamente trasparente, questo perché è possibile verificare in qualsiasi momento nel libro contabile decentralizzato qualsiasi transazione avvenuta. Le transazioni possono essere anche anonime, gli usuari non sono identificati, possiamo vedere la transazione che è stata effettuata ma non chi ha effettuato e chi ha ricevuto la transazione. E poi nessuna restrizione sui trasferimenti, questo significa che facendo trasferimenti punto a punto possiamo fare trasferimenti di qualsiasi importo, non come avviene con un sistema centralizzato dove abbiamo dei limiti ben prestabiliti di trasferimenti. È estremamente sicura, quindi ci permette di effettuare pagamenti online con la massima sicurità. Perché basa sui principi della crittografia, sia per le transazioni che per l'emissione, per generare moneta in sé. Un altro beneficio è che la plusvalenza generata dalla compravendita di criptovalute non è soggetta a nessuna tassazione al momento. Nessuna inflazione, perché le criptovalute hanno già un'unità prestabilita, quindi in questo modo si va a far fronte a quella che potrebbe essere una problematica di iperinflazione. E allora, dopo aver visto alcuni dei benefici che le criptovalute hanno, andiamo a vedere quanto sia cambiata la situazione dal 2016 al 2017. Nell'arco temporale di un anno, se è cambiato o meno il valore di alcune principali criptovalute, e andiamo a vederlo all'interno del CoinMarketCap. Andiamo! Benvenuti all'interno del CoinMarketCap, la borsa delle criptovalute, dove possiamo vedere tutte le criptovalute. E non tutte sono state riconosciute, abbiamo 754 criptovalute e un 125 riconosciute indicativamente. Possiamo vedere
La capitalizzazione all'interno del CoinMarketCap, quindi quanti miliardi sono stati immessi nel mercato criptovalute, siamo arrivati a 104 miliardi e 600 milioni e Bitcoin è il 38% di questo mercato, quindi la fa da padrone Bitcoin e poi via via abbiamo tutte le altre criptovalute come Ethereum, Ripple, NEM, Litecoin, Dash, quindi questo è un mondo completamente nuovo ma immensamente grande e bisogna un po' farci l'occhio, prenderci la mano, ma questo video è fatto proprio per andare a capire un po' questo mercato. Qui come potete vedere abbiamo la criptovaluta. Quanti soldi sono stati messi in quella criptovaluta? Bitcoin 40 miliardi 200 milioni, Ethereum 33 miliardi, quindi questo fa capire quanti soldi stiano entrando in questo settore, il settore delle criptovalute, perché è particolarmente rivoluzionario ed innovativo. Qua abbiamo il prezzo allo stato attuale che va di pari passo con la capitalizzazione. Quante unità di quella criptovaluta sono in circolazione? Bitcoin 16 milioni e ha un limite di 21 milioni. Quindi una volta emesse 21 milioni di criptovalute di Bitcoin non ce ne sono più. E qua vediamo il volume nelle ultime 24 ore e il cambio in dollaro, quindi rispetto al dollaro sta facendo un più 6% nelle ultime 24 ore. Ma quello che vogliamo fare qui è andare a confrontare quanto valeva Bitcoin, Ethereum, Ripple, alcune criptovalute principali l'anno scorso, nello stesso periodo, quindi da giugno 2016 a giugno 2007, cosa è cambiato? Allora, andiamo a vederlo, nello, storico e possiamo vedere che la capitalizzazione di Bitcoin era di 9 miliardi e 800 milioni e aveva un prezzo di 627 dollari. Possiamo dire che Bitcoin ha fatto indicativamente un per 4 volte quello che era il valore in un anno. Ethereum, possiamo guardare, la capitalizzazione era di 1 miliardo 100 milioni. Andiamo qui e lo confrontiamo. Adesso è 33 miliardi. Significa che Ethereum ha fatto quasi un per 30 volte la capitalizzazione in un anno. Il valore di Ethereum adesso si aggira intorno ai 362 dollari rispetto ai 14 dollari dell'anno scorso. Quindi questi sono dati spaventosi perché se qualcuno avesse comprato 1.000 euro di Ethereum adesso avrebbe un valore pari intorno ai 30.000 euro, solo avendo messo 1.000 euro, comprando 1.000 euro di Ethereum. Qua abbiamo poi Litecoin, una criptovaluta che era tra le prime tre per capitalizzazione, era di solamente 240 milioni la capitalizzazione, come possiamo vedere, con un valore di 5 dollari. Qua andiamo a vedere, scusate, qua andiamo a vedere quanto vale adesso Litecoin? Allora, Litecoin lo troviamo al sesto posto, 1 miliardo 600 milioni di capitalizzazione, quindi possiamo dire che ha fatto un per 8, un per 7 la capitalizzazione e un per 6 il valore della criptovaluta, quindi passata da 5 dollari a 31 dollari. Andiamo a vedere Dash. O Ripple anche, guardiamo Ripple che era comunque tra le prime 4, guardate qua, al quarto posto. Allora, Ripple che è un'altra criptovaluta, poi in altri video andiamo a spiegare le criptovalute, ma qua è giusto per capire quanto si sta evolvendo in un solo anno il mercato delle criptovalute. Ripple aveva una capitalizzazione a giugno del 2016 di 200 milioni, con un valore di mezzo centesimo di dollaro, guardate qua 0,005. Adesso Ripple ha una capitalizzazione di 10 miliardi di dollari e un valore di 0,26 centesimi di dollaro. Significa che ha fatto un per 50 Ripple. Questo significa che se noi avessimo comprato 1.000 euro di Ripple allo stato attuale avremmo
un valore totale complessivo di 50.000 euro di Ripple. Ok, quindi diciamo che questo è un mercato che si sta evolvendo alla velocità della luce. Andiamo concludendo con Dash. Andiamo a confrontarlo. Qua aveva una capitalizzazione di 51 milioni di dollari, un valore di 7 dollari e 80 centesimi indicativamente, e Dash adesso ha una capitalizzazione di 1 miliardo e 200 milioni con un valore di 164 dollari. E lascio a voi fare il calcolo di quanto ha moltiplicato Dash. Qua abbiamo, se vogliamo, anche Stratis che calcolavo negli ultimi giorni, valeva veramente poco e adesso vale 8 dollari. Perciò, dopo aver visto che giorno dopo giorno stanno entrando sempre più capitali nel mondo delle criptovalute, facendo diventare questo settore veramente interessante, possiamo riemergere da questo piccolo tour fatto all'interno del CoinMarketCap. Bene, dopo aver visto questa situazione nel CoinMarketCap, io mi auguro che questo video possa essere stato per voi chiarificatore e quindi non posso fare altro che augurarvi di fare la scelta migliore per voi. Se entrare o meno nel mondo delle criptovalute sarà una scelta che ognuno di voi dovrà fare autonomamente. Quello che possiamo fare noi è condividere questo fantastico mondo e questi fantastici risultati. Per chi vuole seguire altre news, allora si iscriva al canale, seguitemi su Facebook, Instagram e YouTube. Ci vediamo alla prossima!